Benvenuti al Marina di Salivoli e benvenuti ai porti della Toscana. Attività musicali, concerti, a volte anche dei piccoli balli, nel senso che poi lo spazio non è enorme, ma insomma in modo da essere un punto di riferimento nelle attività generali che in tutti i comuni vengono svolte nel periodo estivo. Ovviamente sono rivolte principalmente diciamo ai soci, comunque a quelli che utilizzano il Marina, e abbiamo fra i nostri soci anche molti che non sono piombinesi, tutta la Toscana e anche oltre, però sono partecipate anche da cittadini di Piombino, quindi uno dei punti di riferimento e di aggregazione, diciamo, del divertimento, ma non solo, per quanto riguarda la città. L'inverno ci sono, come dicevo, le scuole di vela, piccole attività che comunque interessano non solo Piombino, interessano anche un po' tutto il comprensorio e tutta la costa a nord e a sud. Direi che tranne le condizioni avverse del mare o del vento ci sono i giovani e anche i ragazzini con queste piccole barchette che girano, fanno scuola di vela e anche lì è un modo per essere attivi e non essere il solito agglomerato, il solito oggetto che funziona solo l'estate e che poi l'inverno è morto, addormentato. Ad esempio, non tutte le domeniche, ma direi una sì e una no, qui sul porto ci sono ragazzi, bambini con le loro piccole barche che si organizzano, preparano, seguiti ovviamente da delle associazioni di velisti che sono qui presenti sia sul porto che in Piombino, e rendono attivo e vivo una struttura come questa che altrimenti l'inverno sarebbe, diciamo, io dico addormentata, sarebbe in qualche modo in letargo. È un meccanismo che si muove per tutto l'anno in maniera positiva e integrata. Ovviamente aspettiamo tutti quelli che vorranno visitarci e, nei limiti delle possibilità, essere ospitati dal nostro Marina.